Bene, bene, bene. Allora, l'esercitazione, così è un passato molto, prima di entrare un po'. La prima esercitazione fatta il 20, giusto? Come vi è sembrata? Cioè? No, perché, capito, se ci date anche un feedback, la metodologia è altamente innovativa, per cui insomma, complicato e difficile da svolgere per quello che vi abbiamo chiesto, per il metodo che stiamo usando. Allora, perché non riesco a capire la connessione tra il metodo, quello proposto da lei, cioè quello delle cifre, cioè delle strategie, e quello quindi la comunicazione, l'impegno. E allo stesso tempo far entrare il concetto di dono come obiettivo. Cioè nel senso il dono come cioè come l'obiettivo principale delle non so come dire. Perché in realtà all'inizio stavamo mettendo a fare l'esercizio partendo dalla proposta che ci ha dato lei, sì, e applicare a dire quali erano l'obiettivo per fissare come gruppo, se l'impegno. Poi in realtà dopo la lei ci ha proposto di mettere così l'obiettivo per il dono. Ma come c'è strategie rispetto al dono? Connessione a il dono fa parte che stiamo ragionando di se o no, secondo voi sì, fa parte, come dire, dei caratteri fondanti delle vostre organizzazioni. Non è più tutto qua, però ci sono. Sì, però il microfono che davvero non mi sembra di essere. Allora, il dono fa parte dei caratteri fondanti. C'è da essere un'idea, però l'ho buttata là prima, non l'avete colta molti. No, ma state lì, stai qua, a posto. Poi piace fare un po' di show. Il dono, cioè le strategie sono delle strategie, sono strumenti, no? Sono strumenti. Mentre il dono è, come dire, un valore, un elemento fondante. Per cui io devo sviluppare la cultura del dono attraverso la pratica del fundraising, che diventa modalità per fare delle cose. Voi come promotori del dono avete lavorate su due aspetti. Uno è quello culturale, l'altro è quello pratico, no? Quello culturale è il dono e tutte le cose che state sentendo e che ben avete riportato anche insomma nei vostri punti. Quello pratico invece è quello metodologico, fattivo, quello in cui si va a produrre e fare delle cose, che parte dalla definizione anche delle strategie, ma non solo di strategie, perché poi c'erano degli obiettivi, giusto? E allora una delle cose che secondo me poi torneranno fuori, perché poi domani ne parliamo, era solo per capire com'è andata, una delle cose è che non si può pensare, ma come ti stagni? Cioè non è una sequenza di azioni. Tu continui a tornare avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro. Adesso avete solo tre step. Strategie, obiettivi strategici, obiettivi operativi. Ma tra due mesi ne avete 7-8 step. E tu continui ad andare avanti, indietro, a fare delle simulazioni, dei pensieri, delle prove, fino a quando non becchi quella che è quella giusta. Questo è un modo di pensare. Però è anche un metodo, quindi non è che dovete capire e imparare tutto subito, però se possiamo dire una cosa è: non prendete le cose che state facendo come delle ricette, ma le prendete come degli strumenti che poi dovrete combinare a seconda delle organizzazioni, a seconda dei casi dove sarete. Non so se. Quindi siccome avevi delle difficoltà, poi vediamo domani cosa hai fatto. Però non era il metodo in quanto tale, cioè vi
messi lì, ma per capire se le descrizioni che vi abbiamo dato erano comprensibili, cioè se avete questo lavoro, intanto perché così ci scambiamo le opinioni. Dal punto di vista dell'esercitazione che c'è, è stato anche il contesto in cui raccolti quel gruppo e siamo anche confrontati non solo sull'esercitazione, ma anche su aspetti anche di come essere inseriti nell'ente, la propria esperienza e le varie dinamiche. Poi secondo me sono emerse anche delle interpretazioni rispetto all'applicazione di quello che giustamente lei ha proposto. Lo strumento, il CIVES, per me è sicuramente interessante, lo riprenderei con delle evoluzioni pratiche, però è meglio secondo me anche diversi approcci esperienziali che ci siamo detti. Quindi penso che la difficoltà sia introdursi al discorso, ma anche una difficoltà che secondo me ha anticipato il tema di oggi, come coinvolgere l'ente, ma come essere introdotti nell'ente per cambiare la realtà. Sì. Lo riprenderete ad nauseam, cioè nel senso buono, nel senso che poi questi strumenti qui entreranno nel vostro patrimonio di competenze e li userete senza pensarci neanche quasi, insomma, quantomeno l'obiettivo è questo, no? Alla fine non ci penserete neanche più, vi verrà naturale pensare a una strategia di tipo a qui devo fare questa roba qua invece di quest'altra, perché la situazione. Quello che interessa a noi è che voi impariate in questo momento qua a analizzare le situazioni. Quindi, bene, però ecco, l'importante è che per imparare dovreste capire quello che scriviamo. Quindi la domanda è quello che abbiamo scritto e vi abbiamo proposto, era chiaro, poi che siate capaci di farlo o no, ci mancherebbe che fosse anche che foste già tutti capaci, allora andiamo all'altro. Quindi ecco, questo è importante, si capisce che cosa vogliamo un po' da voi, desideriamo da voi, si capisce l'idea che abbiamo è quella di farvi apprendere facendo l'esperienza di quello che apprendete, di quello che fate, non importa se lo fate bene o male, siamo qui per quello, perché poi ne avrete, questo è il primo, ma ne avrete contemporaneamente almeno 7 più 3. Quindi andiamo a regime e questo di oggi è il secondo che sicuramente influirà su quello che avete già fatto, non è un caso che insomma, li abbiamo messi in fila in questo modo. Oggi il tema è, come sempre, introduciamo il tema con alcune slide, una parte la tratto io, una parte la tratta Laura, vediamo stasera che si mette sul materiale di studio le esercitazioni. Ve la spieghiamo oggi, la farete, le date non le ricordo più, però insomma settimana prossima, e la simulazione la farete non con me ma con Davide Moro, che conoscete. Per cui si cominciano anche a incrociare esercitazioni date da sottoscritto e date da un docente, diciamo così, e le simulazioni fatte con un altro docente, perché anche qua dovete imparare a relazionarvi con gente diversa da quelle che normalmente avete intorno. Quindi oggi parliamo di noi, sapete anche gli enti che sono presenti quanto ci teniamo a che gli enti facciano parte del percorso, no? Questo è un frame che continua, sul quale continuiamo e insistiamo. E quindi uno dei temi fondamentali è quello di far partire. Allora, siccome non so bene quanti di voi abbiano esperienze di organizzazioni non profit, o meglio, parliamo del board, cioè della governance, di quel livello in cui le decisioni maturano, ed è anche il livello dove c'è un patrimonio relazionale, che è il tema del quale insomma noi parliamo, andiamo a parlare sempre più spesso, che è quindi il tentare di questo patrimonio relazionale, ed è quello che dovrebbe accreditare voi presso l'ente in modo che voi possiate lavorare, e voi dovreste cercare di tirar dentro l'ente attraverso il coinvolgimento del board nel vostro percorso, che poi è il percorso dell'ente verso il turno, bla bla bla, 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 bla di questa mezza parlata, no?
Quindi noi abbiamo preso a riferimento quattro tipologie di ente, questo non, in maniera che facciamo anche un po' di cultura generale in questo senso. Ovviamente sono quattro tipologie di ente tipico, non è il singolo ente, e perché alcuni di voi hanno delle esperienze di un certo tipo, altri di un altro tipo, altri non ne hanno. Quindi insomma cerchiamo di portare anche un po', e quelli che le hanno possono anche aiutare il proprio compagno. Quindi il primo è la cooperativa sociale, sono ovviamente semplificati, però non so quanti sanno in linea di massima come sono costruite le cooperative sociali o una cooperativa tipo, questo da noi con le sociali. Quindi abbiamo il livello del board, diciamo così, parte dal CDA e arriva qui. Quindi non è solo il consiglio di amministrazione, ma sono tutte quelle interazioni, tutto quel livello di è un livello che sta a metà tra a metà, comprende sia il livello politico, chiamiamolo così, sia il livello manageriale, fino a un manager di settore, per cui che ne so, il coordinatore dei servizi. Molto spesso le cooperative hanno il responsabile dei servizi della disabilità, piuttosto che quello che ne so, dell'inserimento lavorativo, piuttosto che quello dell'istruzione, piuttosto che altro, no? Si dividono normalmente, siccome nella loro testa sono nate quasi sempre per rispondere a dei bisogni, ragionano in termini di settore di servizi, che va benissimo, non è una critica, è una constatazione. E anche secondo me un'altra delle cose sulle quali prestare un attimino di attenzione è la terminologia, perché non sono tutti, non si chiamano tutti nello stesso modo. Per esempio, vabbè, il presidente è sempre il presidente, una cooperativa sociale può avere un CDA, generalmente è così, ma può anche avere un amministratore unico o un amministratore delegato, ci è capitato, non è così frequente, però poi hanno anche non solo dei CDA, ma hanno anche delle forme, spesso sono un po' costruite per una parte, no? Cercano sempre di tenere insieme le necessità diciamo burocratiche e formali, e quelle anche però di cooperativa che cerca di allargare e condividere. Allora fanno dei triunvirati piuttosto che degli staff allargati, dei comitati di direzione, delle equip di coordinamento, cioè fanno una serie di cose veramente inimmaginabili, ci mettono dentro un po' di tutto. Però ecco, quel livello lì è un livello che sta appena sotto il livello politico. Il livello politico è l'assemblea dei soci, poi c'è appunto il CDA che è quello che determina le strategie e le politiche dell'organizzazione, il presidente che è ovviamente è responsabile legale, ne deve dare atto, e qualche volta il presidente ha uno staff suo che possono può essere formato da questi qui o può essere formato anche da qualcun altro. Magari dentro lo staff c'è il revisore dei conti, insomma, non voglio fare l'allarme, però un po' sotto il presidente ci può essere un direttore generale, anche se la parola direttore generale nelle cooperative fa un po' così, non gli piace tanto, però di fatto quello è, e allora lo chiamano coordinatore generale. Però questa funzione qui fa, sostanzialmente coordina, comanda, anche se non gli piace che lo si dica, e nelle cooperative più piccole quasi sempre coincide con il presidente. Cioè molto spesso nelle cooperative meno strutturate noi abbiamo il presidente che di fatto svolge questa funzione qui, quindi le svolge tutte e due. E poi sotto abbiamo, in linea di massima, abbiamo i responsabili dei diversi servizi, ma dove servizi potrebbe anche essere responsabile amministrativo. Okay. Fino a quel punto lì noi lo chiamiamo board. Quindi non è solo quello là. Per quanto vi riguarda, questa sfera di influenza qui è la sfera che ci interessa capire come muovere, come attivare rispetto ai nostri e vostri obiettivi. Le associazioni sono simili, anche se non hanno normalmente
un consiglio di amministrazione, ma si chiama consiglio direttivo, e normalmente il consiglio direttivo delle associazioni è più esteso delle cooperative. Le cooperative ragionano su 5, 7, 11 quando sono proprio tanti. Le associazioni di volontariato, proprio perché insomma, generalmente sono volontariato, sono meno strutturate, eccetera, tendono ad allargare i consigli direttivi, perché le funzioni sotto di solito non ci sono. Viene delegato uno dei consiglieri a svolgere delle funzioni, però generalmente insomma i responsabili dei settori di fatto sono dei consiglieri che hanno in carico dei pezzi di attività, sono responsabili di qualcosa, di servizi piuttosto che della raccolta fondi, quello che si occupa, magari non si chiamano così, quello che si occupa dell'amministrazione, eccetera, eccetera. Poi la fondazione è ancora più semplice di solito, perché la fondazione, vedete, non ha l'assemblea dei soci, salvo il caso specifico delle fondazioni in partecipazione, di cui però non vi tiro insomma molto conto, perché immagino lo tratterete in altre materie, però insomma normalmente la fondazione ha o un CDA o un amministratore unico, questo è chiaramente definito dallo statuto, c'ha un presidente che è uno degli organi sociali e poi c'è un segretario generale, qui nelle fondazioni di comunità si chiama segretario generale, nelle fondazioni di impresa si chiama più direttore, però la funzione è quella, insomma, la funzione è di coordinatore generale e se hanno delle attività hanno i vari responsabili che possono essere dei consiglieri delegati oppure persone assunte che gestiscono quel pezzo lì. Quindi, ultimo, perché riguarda noi, ne ho presa le scuole, non se l'abbiano a male, perché ne ho presa una insomma, che poteva essere quella più così, una rappresentativa, ma non è detto che siano necessariamente fatte così. Gli istituti scolastici sono un po' più articolati, un po' più complessi, siccome alcuni di voi ci lavorano dentro o ci lavoreranno dentro. Allora lì ci sono due linee sostanzialmente. Il board è fatto da il board che riguarda la parte, per così dire, legale formale, quindi il dirigente scolastico che è sostanzialmente l'imperatore, no? Vedete che tutto afferisce a lui, okay. E poi c'è la parte, per così dire, un po' più che però è staccata formalmente, ma poi è collegata relazionalmente, perché non è che il dirigente scolastico non è in consiglio di istituto o non è nel collegio dei docenti, no? Quindi è staccata formalmente, ma esiste e ha dei poteri. Quindi chi lavora nella scuola sa che ha almeno tre riferimenti, che è il dirigente scolastico, il consiglio di istituto, che ha dentro anche la componente docenti e la componente genitori e alunni, poi c'ha gli alunni e poi c'ha il collegio dei docenti, almeno questi. Perché dico questa cosa qui? Perché chi lavora in una scuola dovrà stare attento, questi sono i suoi interlocutori, tutti, in maniera diversa, ma tutti. Per cui, poi se è un CFP o una scuola privata, il dirigente scolastico si chiamerà direttore, però la cosa non cambia. Cioè, il tema è se voi volete portarvi, tra virgolette, dietro, che è quello di cui parliamo oggi, trascinare con voi, orientare, portare avanti l'organizzazione, questi sono poi i vostri interlocutori. Non potete parlare col preside e non con i docenti, non potete parlare con i docenti e non con i genitori, non potete parlare con i genitori e non con i docenti. Poi in mezzo, trasversale, ci sono i bidelli. Questi sono trasversali e riescono, no, sono quelle figure che non hanno un potere reale, ma di fatto riescono a influenzare qualunque decisione. No, davvero, nel senso che adesso parliamo del board, però insomma, andando avanti parleremo anche degli altri elementi, che però questi qui. Quando tu fai scuole aperte o fai qualunque altra cosa, se cominci a scontrarti con problemi sindacali, tu sei il più bravo del mondo, raccogli anche dei fondi, però se quello dice no, io vado a casa perché il contratto non lo prevede,
ciccia, cioè trovi qualcuno che ti dà le chiavi, oppure se tu sei più bravo a fare quello che vuoi, comunque è finito. Un po' voi dovete sviluppare questa visione a 360 gradi per andare a capire all'interno di questi che sono formalmente gli organismi che trovate all'interno delle organizzazioni dove lavorate, capire anche quali sono gli opinion leader all'interno degli organismi. Perché tu puoi avere, no? Come diceva Agnelli, ci sono delle azioni che si contano e delle azioni che si pesano. Tu puoi avere, che ne so, il docente anziano che ha un peso specifico, un peso rilevante in consiglio d'istituto pari o delle volte superiore a quello del dirigente scolastico che magari in quel momento lì è appena arrivato, non è ancora inserito. Oppure puoi avere il genitore intraprendente che ha un peso specifico, magari insomma perché ha avuto 3 figli e sono 12 anni che è dentro quella scuola lì, che ha un peso specifico importante, oppure c'ha il genitore, come è capitato, che era anche insomma stato o era stato assessore all'istruzione di quel comune lì perché era un plesso e quindi anche se non voleva, bene o male, il suo sua influenza l'esercitava, no? Datemi dei cenni, okay, quindi queste sono le forme alle quali insomma, e questo voleva essere il primo pezzettino. Allora, cosa dovrebbero fare questi qui? Dal nostro punto di vista, chiaramente, non andiamo a analizzare dal punto di vista della legge. Fin qui è chiaro? Queste sono le domande. Avete delle domande? Vi torna chi è dentro le cooperative o alle associazioni o ha qualcosa da eccepire rispetto a, da aggiungere, da integrare? Tutto chiaro? Perché è facile? Vai. Io ho una. Magari è sciocco. Non è sciocco, ma definire il board. Non ho chiarissimo. Allora, sono quegli organismi, quindi le persone, che esercitano la funzione che sta in mezzo tra quella democratica, come dire, quindi tra l'assemblea dei soci e quella operativa. Quindi hanno una funzione strategica con determinazione anche di politiche, nel senso di linee politiche, no? Cioè il presidente determina una linea politica di una cooperativa, poi questa deve essere approvata dal consiglio direttivo e dal consiglio di amministrazione, e il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea dei soci, okay? Fino a quelli che diventano operativi. Un po' prima si ferma. Sostanzialmente sarebbe un mezzo ruolo politico, soprattutto del presidente. Il management, quindi il direttore, il segretario generale, e il middle management, che sono i responsabili di singole aree. Sotto c'è la parte operativa e sopra c'è la parte politica, nel senso lato, che è appunto nel caso dell'associazione, della cooperativa, dell'assemblea dei soci, nel caso della fondazione, se esiste l'assemblea dei fondatori o dei partecipanti nel caso di essere una fondazione di partecipazione. Quindi, diciamo che il board è tutta quella parte che ha un minimo di ha influenza sulle strategie e ha un minimo di autonomia e responsabilità. Non che l'operativo non abbia delle responsabilità, però ha le responsabilità che gli vengono attribuite dalle sue mansioni, ma insomma, però non ha autonomia. Adesso la tagliamo un gioco con l'accetta. No, l'operatore non ha autonomia. Fa quello che gli si è detto di fare, ha la responsabilità di farlo bene, ma non decide le linee. Non è sempre così, ma insomma. Si può scorrere una slide indietro? La fate? Qual, questa? Sì, sì. Perché le scrivi tutte, le vediamo che dopo Marco. Sì, ma intanto mi scherzo come lascia poi per andare a leggere. No, scherzo, sono preoccupato che poi dopo scrivete tutto nella community e noi passiamo in nota a leggere. No, dai, scherzavo, scherzavo, assolutamente.
Altro? Quindi è il livello di governo, dei singoli pezzi, ma di governo. Allora, il rapporto tra il fundraising e la governance in una visione interna è questa roba qui, poi quello che vi ho detto, cioè si deve passare da un'idea operativa, perché altrimenti, in questo caso, stiamo parlando di questo oggi, voi non dovete adesso pensare a un elenco di azioni di raccolta fondi, dovete pensare a come fare a portare il ragionamento del dono, del fundraising, quindi dell'attivazione, catalizzazione di tutto quello, di far diventare le organizzazioni meritevoli, che si considerano meritevoli, e catalizzatori di donazioni all'interno di un'organizzazione. Quindi qui vedete, c'è il management e poi avete tutta una serie di pensieri, di cose, di ragionamenti da fare, perché ricordo che voi dovrete, la vostra simulazione prossima sarà quella che qualcuno vada on board e lo deve attivare, oppure se è già attivato lo deve alimentare o fargli la manutenzione, e quindi ragiona di posizionamento dell'ente, qual è la loro percezione del posizionamento dell'ente all'interno del suo contesto, qual è il loro sistema delle relazioni tra di loro e tra loro e la comunità. Questo è un altro dei lavori che farete, il grado di innovazione che hanno o non hanno e che quindi poi si ripercuote sull'organizzazione in quanto tale, qual è il sistema degli stakeholder, cioè di chi sono i portatori di interessi e quali sono i loro portatori di interessi, e che radicamento ha all'interno della comunità. Sono sempre sintesi, per cui si può sempre allargare. E questo è un esempio di posizionamento della funzione di fundraising all'interno di un organigramma molto schematico, tipico, consiglio direttivo o CDA, direzione generale, le aree normalmente che ci sono, che sono quelle dell'amministrazione, dei servizi istituzionali, dei servizi tecnici, della comunicazione e del marketing, le varie operazioni e poi il fundraising da misura. Quando va bene, il fundraising è posizionato sull'area della comunicazione e del marketing. Molto spesso è posizionato nella funzione amministrativa. Commenti? Una cosa che discutevamo. Discutiamo. Spiega tutto. Ma in realtà semplicemente perché facciamo fatica compilando il famoso progetto di tirocinio che chiedeva l'ambito in cui si sì. Essendo comunque master che sottolinea la promozione del dono e non soltanto l'aspetto di fundraising, non è che abbiamo detto di Nanzo che noi stessi eravamo poi decisi su quale ambito. Noi però abbiamo anche detto che la vostra è una funzione strategica, no? Sì. Continuiamo a dire che il dono è all'interno della mission dell'organizzazione, perché senza il concetto del dono le vostre organizzazioni non voglio dire che non esistono, ma sono fondate su quello, siete non profit, bene o male il dono in qualche modo interviene nelle vostre organizzazioni, quindi la prima cosa da fare è riconoscere, cioè riconoscere proprio nel senso di vederlo, poi vediamo come quantificarlo. Quindi una funzione strategica deve essere al posto giusto lì. Cioè è alla stregua delle altre funzioni, no? Pista per unità operative, generiche, insomma. Immaginatevi la vostra organizzazione. Sì, è marginata sicuramente, però bisogna dire che nella maggior parte dei nostri casi i nostri enti sono strutturati in maniera meno rigida, perché sono piccolini, per cui è più una realtà, almeno quella dove vedo video anche parlando con gli altri, dove ognuno fa un po' di tutto, no? Per cui magari anche è più facile per noi che arriviamo entrare un po' in contatto con tutte le realtà. Cioè non sono mai no, certo.
strutturate proprio in maniera costruita. Ed è per quello che fanno un sacco di confusione. Ok. Perché tutto fa, cioè, tutti fanno tutto. Scusami, finisci, pensavo che si finisce. Logico, il fundraiser, nel nostro caso, in quel caso, dovrebbe essere in una posizione che interagisce un po' con tutti. Là deve essere, quello è il posto. Noi l'abbiamo chiamato ufficio sviluppo, perché nell'ufficio sviluppo io ci metto dentro il fundraising, il marketing, la comunicazione e lo sponsoring, nel caso in cui facciate lo sponsoring. Cioè sarà una funzione strategica, deve stare nella parte strategica dell'organizzazione, non nella parte operativa, perché nella parte operativa quello che succede, poi giustamente come dici tu, nelle organizzazioni piccole siamo in tre, le robe lì ce le dividiamo nei tre, però al di là che sia la stessa persona che fa più cose, deve essere chiaro chi ha quella funzione e dove deve stare quella funzione, perché altrimenti se io metto il fundraising qui, il direttore generale, cioè tutto il board non si sente minimamente ingaggiato su questa roba qui, cioè proprio non mi riguarda questa roba qui, non è roba mia, c'è Tizio o Caio, lo fa lui, c'è qualcuno che gli dice che cosa deve fare. E quello che succede in questa situazione qua è che al promotore del dono barra fundraiser arrivano le liste dei bisogni. Scusa, sei tu quello che trovi i soldi, allora a me servono due computer, un pulmino e 50.000 euro perché devo finire l'aula piuttosto che devo attrezzare il laboratorio. A posto. Sei tu che ti trovi i soldi. Questo è un metodo che non funziona. Non funziona. Ma non parte dall'organizzazione dei servizi, dall'organizzazione dell'ente, parte dalla concezione di come io inserisco il fundraising, percepisco e inserisco il fundraising, quindi il dono, la promozione del dono, la sollecitazione di attivazione di risorse nella comunità all'interno della mia organizzazione. Questo è anche il motivo per cui le organizzazioni non investono nel fundraising. Se non è importante, non investo. Prego. Cosa intendi per comunità? Comunità è... Scusa? Il territorio dove si va. Sì, il territorio, sì. Comunità intesa come il contesto dove l'organizzazione, l'ente, sviluppa la sua azione. Se invece io la metto qui, e poi vi spiego gli altri appendici, è chiaro che se io vado a parlare con il segretario generale, il direttore o il presidente o il CDA ho un'attenzione diversa, perché è come se ci andasse a parlare qualcuno, anzi un po' di più, è responsabile amministrativo, lo ascoltano in maniera differente perché hanno percepito, perché percepiscono quella funzione come vitale o come una di quelle vitali dell'organizzazione per la sopravvivenza, la sostenibilità e lo sviluppo dell'organizzazione. Questo è un passaggio culturale non per niente automatico, ma è importante perché altrimenti difficilmente tutte le parti strategiche, le funzioni strategiche della vostra organizzazione vi daranno mai retta. Nell'ambito scolastico è necessaria questa cosa, perché noi per esempio l'abbiamo posizionato tra il consiglio d'istituto e il direttore, diciamo, scolastico, perché in realtà se lo porti a un livello più basso, a livello dei docenti, non hai più nessuna possibilità, perché viene talmente frammentato che cadiamo nella banalità delle richieste, sì. Mentre sopra diventa un obiettivo culturale prima che di raccolta soldi, cioè dove vogliamo portare la nostra scuola, perché se non hai questo obiettivo, la raccolta fondi, almeno in un istituto. No, tieni su dei soldi. Tieni su dei soldi. Qualcosa non mi segue su, però non è. Non è qualificante e soprattutto non è continuativo nel tempo. Esatto, non diventa sistematico. Ma provate a pensare, no, a una cosa, tra virgolette, un po' più semplice, come similitudine. La comunicazione. Cioè, la comunicazione negli enti dove avete cominciato ad andare è considerata strategica? Qual è la misura? Non ci investono niente, ci mettono dentro 200 euro quando va bene per fare il pieghevole, o
al massimo ci si rovina quando si fanno i decennali, ventennali, trentennali, allora ci si butta dentro persino un millino, capito? Per fare la roba. Però magari su un volume di centinaia di migliaia di euro. E poi dicono, la gente non ci conosce, la gente non viene, le cose non vanno. Quindi non è considerata strategica. Le cose che non sono considerate strategiche non sono oggetto di investimento e di attenzione. E quindi, viceversa, le cose che non sono oggetto di attenzione non sono considerate strategiche. Perché vuol dire che le puoi fare a meno. E quindi noi torniamo sul nostro discorso. Ma noi possiamo fare a meno del dono nelle nostre organizzazioni? Certo, pena fare meno mission. Fare meno missioni, cioè, nel senso che con meno risorse fai meno cose, persegui meno la tua mission. Cioè, non è che... non è... no? È logico, non ci si scappa da questo. Se io con meno risorse faccio meno quello per cui sono stato costituito, vuol dire che le risorse relazionali, umane, economiche, fanno parte integrante della mia mission, perché se no, cioè perché ne determinano non solo la qualità, ma anche la quantità, ma anche la costanza nel tempo. Però qui non sembrerebbe a guardare le organizzazioni. Questo è un lavorone che vi si chiede, eh? Cioè, però fa parte integrante del percorso. Ecco perché, cioè, ci teniamo parecchio che anche le organizzazioni vengano ad ascoltare questi pensieri, queste, cioè, perché altrimenti noi vi diciamo tante belle cose, voi magari ci credete anche, poi andate lì e questi dicono, ma con tutto, lo dico col massimo rispetto, mi raccomando. Quindi, in più, che cosa possiamo metterci vicino a noi? Ci mettiamo quel gruppo di fundraising che vedete là in alto, che non è proprio un'unità operativa, nel senso stretto del termine, ma è un gruppetto di volontari che sarebbe bello che voi riusciste a creare vicino a voi. E non a caso dico volontari, perché quel gruppo lì è un gruppo che dovrebbe sostenere il promotore del dono nella sua azione. È un gruppo che noi pensiamo sempre eterogeneo, per cui il fatto di ci potrebbero essere dentro degli educatori, operatori, consiglieri di amministrazione, volontari, oppure all'interno di una scuola, docenti, genitori, ex allievi, persone che vengono da fuori, imprenditori, un gruppo da 7, 8, 10, 12 persone, poi dipende dalle situazioni, che aiutano te, promotore del dono, a diffondere la cultura del dono all'interno dell'organizzazione. Perché? Perché sono volontari, per cui. Quindi donano. Guai a pagare quelli lì, non si pagano quelli lì. Perché già perdono la credibilità. E poi fanno nascere all'interno delle organizzazioni delle tensioni. Perché alla fine vi restano tutti quelli che cercano i soldi e non quelli che sono, no, ben, come dire, motivati rispetto a a perseguire gli obiettivi dell'associazione o della cooperativa. È chiaro questo passaggio qui? Questo viene dall'esperienza, non lo trovate nei libri, non c'è nessun libro, viene dall'esperienza. Perché lui sì e io no? Perché lui è pagato? Mentre invece sei volontario, nessuno dice perché lui sì e io no. Vieni anche tu, sei disponibile a dare del tempo e delle competenze per... non è una struttura, non è un organismo che ha un potere reale, ma è un organismo che ha una grande influenza, o potrebbe averla. Immaginatevi le situazioni, immaginatevi la situazione in cui voi, siccome è il promotore del dono che coordina quel gruppo lì, che sono i volontari del fundraising, chiamiamoli così, provate a pensare che voi avete, tra virgolette, la cura di 7, 10, 12 persone all'interno dell'organizzazione, poi andate a parlare con il presidente, con il presidente non ci diamo. Non è banale, eh? Visto che le nostre organizzazioni lavorano sulle relazioni, non è per niente banale. Ecco perché molto spesso non si fa. Non è creare un altro centro di potere, non ci interessa creare un altro centro di potere.
queste relazioni cambi gli equilibri all'interno dell'organizzazione. Il comitato d'onore invece, vedete, afferisce a qualcun altro, è un, insomma, in alcuni casi si potrebbe chiamare direzione scientifica, lì a regime sarebbe bello avere, e lì ci si mettono i papaveroni grossi, cioè in personalità, in personaggi. Quelli che è bello avere lì sono quelli che non fanno le riunioni, lo fanno una volta l'anno, però sono quelli che hanno sistemi relazionali importanti, sono quelli che sanno le cose prima degli altri, sono tutta una serie di relazioni che sono assolutamente importanti per un'organizzazione, sono anche quelli che ne potrebbero determinare la reputazione. Se io lì ho dentro l'accademico di un certo tipo piuttosto che qualcun altro che è riconosciuto nella mia comunità come persona degna, come persona insomma rispettabile, eccetera eccetera, di buona e grande reputazione, il transfer è immediato. Quella persona lì non sarebbe lì se quell'ente lì non andasse bene. E così accade davvero, eh? Per cui se io in una scuola avessi un gruppetto di questi personaggi qui, chiamateli come volete, che magari sono magari ex alunni, che si sono posizionati all'interno della mia comunità, sono 5-6 eccetera, sai, quando vado a fare un colloquio con qualcuno, io dico, del nostro comitato, qualcuno muore, fanno parte, tizio, Caio, se proprio. Non è per niente male. Sono i vostri, potrebbero essere i vostri ambasciatori. Quindi, lì ci mettiamo noi dal punto di vista, cioè lì è dove noi cerchiamo di creare lo spazio per inserire la funzione barra figura del promotore del turno. Lì ha qualche possibilità di vivere. Ma nel gruppo forense si può mettere anche qualcuno del comitato d'onore, il direttore generale, se uno con una grande... Allora, nel gruppo forense io il direttore generale non lo metto, perché inibisce. No, inibisce, è chiaro, se c'è lui o lei. Però ad esempio certi qui, per cui una persona che magari ha a che fare molto con le aziende, per cui anche nelle relazioni, non potrebbe essere utile l'esperienza, la personalità, magari. Sì, ma che funzione ha all'interno dell'organizzazione? Non ho capito. All'interno dell'organizzazione che ruolo riveste? Direttore. No, io non lo metterei. Ce l'hai lo stesso. Ce l'hai lo stesso perché tu colleghi lì, cioè il vostro piano di fundraising passa per il direttore generale e poi viene approvato dal CDA, cioè non è che inventate voi, no? Cioè voi fate delle proposte, il piano di fundraising che andrete a fare sia per la campagna che dovete organizzare per fine anno, sia per il 2018 che è uno dei vostri obiettivi, quella filiera lì la fa già, per cui io il mio direttore generale lo incontro sempre, cioè lo becco sempre, anzi il direttore generale ogni tanto, ma con parsimonia, viene a trovare il gruppo dei fondesi, perché è gratificante, ma su questo Laura sarà più approfondita. Però ho bisogno che quelli là lavorino, se no, tra l'altro, se lo carico di un'altra roba, riuscirò a fare forse due riunioni all'anno, perché non c'è più mai tempo. E quindi, se ne fa parte e non viene, invece non è gratificante. No, è frustrante. Se non ci fa parte, questo è un gruppo di lavoro che fa le sue cose, va avanti e il promotore del dono lo coordina, si muove, fa. Tanto sì, è costante il. Scusa, per quella logica del non è che tutti fanno tutto, no? L'ufficio sviluppo sta un po' nel mezzo anche a collegamento, in questo senso, come facilitatore di relazioni verso l'esterno, anche verso l'interno. E ognuno ha il suo, nella misura rispetto al suo ruolo e alla sua responsabilità, si attiva. Quindi, questa insomma è la nostra visione, e la visione, come dire, esterna, quella è l'organizzazione interna, e la visione esterna è che il fundraising fa diventare, no? È lo strumento attraverso il quale noi possiamo diffondere la pratica del dono, che va a cambiare
i nostri modelli di sostenibilità e quindi i modelli di organizzazione del welfare, ma anche della scuola e di tutte le cose che facciamo noi. A me sembra che non ci siano molte altre possibilità, però se non conoscete delle altre, bisogna farsi dei pensieri sopra, siamo qua per confrontarci. Perché il modello che abbiamo adesso non fa stare in piedi. No? Poi ci sarà l'8 giugno, ci sarà Mauro Magatti, dalle 9 alle 11, che è una delle cose che fanno parte del vostro percorso. Mauro Magatti dice una cosa interessante, secondo me una delle tante interessanti che dice è questa qui, è quella che ha a che fare col concetto di innovazione. Non so se qualcuno ha mai visto come Magatti sintetizza che cosa vuol dire innovare. Magatti è un vostro conterraneo. Ah, volete conoscere? Ah, sociologo di Grillo. Cos'è l'innovazione? Non quella che dice Magatti, quella che pensate voi, lo stesso. Ma un attimo, dico. Riuscire a uscire da modelli precostituiti per andare a creare soluzioni diverse in risposta a problemi esistenti. Ma questa è la scrivi sulla... Uscire dagli schemi. Poi, altri? Condividete tutti o avete anche assistente sociale o educatrice? No, c'è qua. Cioè, è terminato proprio così. No, no, bene. E per i comuni mortali cosa vuol dire fare innovazione? Distinguersi. Un'evoluzione. Un'evoluzione partendo da una base solida, consolidata, che già c'è con degli schemi, evolversi in qualcos'altro. Poi? Avere il coraggio. Coraggio? Coraggio. Quindi evoluzione, coraggio, distinguersi. E vi ricordo che cosa ha detto lei prima, ha detto una roba lunga. Neanche tu non ricordi più. Ah, ok. No, uscire da modelli che ci sono già, cioè io ho un modello per... Uscire da modelli che ci sono già, ok. Stile Einstein, come dire, non si possono risolvere i problemi usando gli stessi schemi che li hanno creati. Ok. Devo cercare soluzioni diverse. Ok. Thinking outside the box, quindi. Dicevi? Ricerca. Ci sono tutte cose chiaramente che ci stanno dentro. A me quello che ha detto Magatti mi è rimasto impresso perché era molto chiaro. E quando trovo una cosa che mi sintetizza dei pensieri me la tengo cara. Magatti dice che innovazioni sono due cose. Uno, definire le priorità. Che cosa innovare? Perché non si può lavorare su tutto. Non riusciamo a lavorare su tutto. Secondo, cambiare il modo di lavorare. Che sembra una banalità, però è la vera fatica. Queste due, io trovo che siano due vere fatiche che i nostri enti fanno. Definire le priorità per i nostri enti vuol dire che cosa è importante. Che cosa è più importante? Perché se no facciamo delle riunioni in cui diciamo bisognerebbe fare questo, siamo tutti d'accordo, nessuno, figuriamoci se qualcuno dice no, bisognerebbe fare di più, bisognerebbe fare diverso, no? Ma poi dopo per fare quella cosa lì dobbiamo cambiare il modo di lavorare. Questo è un grosso cambiamento del modo di lavorare. Se noi definiamo, se noi riusciamo a far comprendere ai nostri enti, lo dico sia per diciamo, gli studenti che per i tutor degli enti. Perché poi a cascata dovreste, insomma, i tutor dovrebbero andare a parlare con il loro board e dire, sai cosa c'è? Proviamo a fare un ragionamento su questa roba qui. Il primo segnale, ci prendiamo due ore per ragionare di tono, di che cosa potrebbe essere per noi, ma anche solo di dove andiamo a prendere le risorse che ci servono per continuare a fare quello che facciamo, o per aumentare quello che facciamo, o per non diminuire quello che facciamo. Perché quello che facciamo è importante per un sacco di gente. Quindi, questo è prioritario?
insomma, se siete qua, se lo chiedo a voi, però secondo me sì, è prioritario, visto che tutti dicono che hanno problemi di soldi e poi nessuno fa niente per cercarli. Ora c'è una schizofrenia su questo pensiero qui, no? Che tu chiedi alle organizzazioni qual è il problema più grosso che ha, i soldi, le risorse. Qualcuno più illuminato dice la gente, mi servono le persone, le cose, però pochi. Se avessero tanti soldi non gli fregherebbe tanto la gente. Ma adesso siamo d'accordo, però non siete tanti, non siamo tanti. Io questa discussione l'ho avuta con Bernardino, perché all'inizio parlavamo. È pericolosissimo discorso, con Bernardino sei un coraggioso. No, parlavamo di Favreza, io ho detto, cambiamolo in community Favreza. Sì. Cioè, nel senso che secondo me il dono può essere anche la partecipazione di tutte le persone, a rendere coscienti tutti che c'è la necessità di intervenire sul cambiamento, non ha un valore economico. Come no? Ha un valore, no, intendo dire monetario, in questi termini, ma ha una presa di coscienza che oggi è quanto manca di più. Cioè, io sono nel consiglio direttivo di tantissime associazioni piccole, perché quelle di quartiere sono piccole come sono all'interno della scuola, e questa consapevolezza non esiste. Certo. Mi chiedono, ma nessuno è disposto neppure a fermarsi, a pensare a cosa potrebbe dare. Sono d'accordo. Bernardino ha detto, no, sei un minchione. Lui ha voluto tornare indietro al concetto di dono puro di Fabio. Ma va bene, poi tra un alto e un basso ci fanno due bollini, non uno, due. Quindi insomma, va bene, perché dobbiamo poi portare le cose, no, va bene, le tensioni e la dialettica vanno assolutamente bene. Ci mancherebbe, però è importante questa cosa qua, io credo che sia davvero importante, soprattutto per il tema che stiamo trattando un po' oggi. Perché altrimenti voi troverete delle, ma non delle barriere culturali, nel senso che le persone che avete di là sono cattive, non vogliono, eccetera. Sono abituate a lavorare e a pensare così. Cioè, noi stiamo andando a cercare di cambiare pensiero e abitudini a organizzazioni che fanno così da 20-30 anni. Non solo fanno così da 20-30 anni, ma gli è anche andata bene. Cioè, non è che quel modello lì era un modello sbagliato. Perché le organizzazioni, se sono qui, vuol dire che sono sopravvissute e che sono anche cresciute. È il contesto che è cambiato e quel modello lì non è più adeguato al contesto che c'è adesso, no? E questo è un po' il tema sul quale noi dobbiamo andare a ragionare. E quindi andare a proporre a qualcuno di cambiare un sistema che ha funzionato non è semplicissimo, e quindi bisogna avere della pazienza, metodo e pazienza, dice una nota. Allora, quindi noi dobbiamo, e quindi costantemente dobbiamo riportare sempre l'attenzione su quell'esserino lì, sul nostro donatore, perché è quello che ci permette di stare in piedi. La donazione è strumentale, il donatore è strategico. Il dono è la relazione che si crea tra beneficiario e donatore. E chi è che la cura non gestisce, ma la parola gestisce non mi piace, c'è sempre un po' da manipolatoria, ma la cura, quello è il nostro mestiere. Quindi andare in un consiglio direttivo, in un board, in una riunione, in un'assemblea dei soci, cioè voi pensate a che portata ha questa funzione che noi vi stiamo chiedendo di svolgere, no? Ma è anche l'ente stesso che ve lo sta chiedendo, perché se voi non fate questa cosa qui non trovate neanche i soldi. Cioè, non è... Quindi, non è paradossali, sono collegate. Allora, questo è un po' quello di cui io volevo un po' parlarvi fino a qui, e andiamo a vedere un po' quali sono, velocemente, perché non so che è. Quindi, velocemente, un po' schematicamente, tanto poi lo studiate, lo vedete, dovrete scriverlo, ne parleremo ancora. Questo è un po' i ruoli sempre schematici del CDA, no? Ha un ruolo culturale. I pensieri che vengono fatti nel CDA poi permeano l'attività dell'organizzazione. Perché il CDA fa questa cosa qui.
Quindi chi è che all'interno del CDA ha un pensiero, fra virgolette, dominante, o riesce a imporre o influenzare il pensiero degli altri? Cioè gli opinion leader. Voi queste persone qui li dovete un po' ingaggiare. Su questo vi può essere d'aiuto un libricino che vi ho portato, e non mi ricordo se l'avevo fatto già vedere, credo di sì, quando abbiamo fatto il 2 di maggio, che se non ricordo, se lo ricorda? Non l'avete ancora preso? No. No, questo non c'è, questo è un bravo. È il nostro iceberg che si sta sciogliendo, è una storiella di pinguini che viene utilizzata per fare formazione di bordo. No, io ve l'avevo fatti vedere. No, non avevo fatto vedere questi. Quello no. Vi avevo fatto vedere i 5 che vi daremo, scusate. Ce ne sono altri 3 opzionali, non costano tanto, ci sono anche in biblioteca. E soprattutto è roba da 35 minuti, cioè sono metalibri, sono favolette. Il primo si chiama Chi ha spostato il mio formaggio? Okay. Io ho spostato il tuo formaggio, e questo qui riguarda il board invece. Riguarda proprio come questo pinguino qui cerca di convincere il suo board che sta succedendo qualcosa. E il suo bordo dice, ma no, è sempre stato così. Quindi, leggetelo. Il sottotitolo è Vincere le sfide, crescere ed essere felici in un mondo che cambia. Ed è la prefazione dello stesso che ha scritto con la storia dei topi. E allora, perché? Perché chi, cioè voi potete trovare all'interno delle diverse componenti della vostra organizzazione qualcuno che vi osteggia, qualcuno che qualcuno che potrebbe essere d'accordo, qualcuno che è scettico, qualcuno che. Quindi voi dovete essere un po' in grado di individuare queste persone qui, perché è vero che noi parliamo di board, ma all'interno del board, e poi approfondisce anche su questo Laura fra un quarto d'ora, all'interno del board noi abbiamo i singoli membri, per cui abbiamo 2 livelli di interazione, interagiamo con il CDA e interagiamo con i singoli componenti del CDA. Che non è sempre uguale quando ti prendi singolarmente, no? Cioè quando tu parli con una persona, non so se è mai capitato, parli con una persona uno a uno e è in un modo, poi invece quando incontri la stessa persona all'interno di un contesto collettivo di qualche genere non è esattamente così. Non è falsa o vera, la gente è in branco. Quindi ruolo decisionale, chiaramente le decisioni vengono prese lì, ha un ruolo relazionale perché comunque sia si gioca con le relazioni nel suo contesto, e poi anche un ruolo operativo, vabbè, qua, a seconda delle dimensioni, ma ci può essere che i membri del CDA facciano anche delle cose, soprattutto nelle piccole e medie organizzazioni. Voi avete questo obiettivo: attivare queste persone, attivare questi organismi, cercando di coinvolgerli, motivarli, responsabilizzarli rispetto a... Cioè, ma provate a chiedervi, ma perché si sentono così responsabilizzati se io parlo di fatturato? E invece se parlo di trovare risorse in modi diversi, no. Io mi faccio queste domande qua, no? Dico, ma io sto parlando di un modo per trovare, ma proprio becero, cioè in maniera molto basica sul ragionamento, e su questo non c'è nessuna tensione. Se invece parlo di servizi, di fatturati, di roba eccetera, c'è tensione positiva, no? È proprio, dobbiamo proprio scardinare questo meccanismo. Ancora, è un po' quello che abbiamo appena detto, alcune indicazioni. Tu hai il CDA che deve, è responsabile di creare e perseguire la missione aziendale, ma dentro la missione aziendale, o comunque la missione nostra, c'è un gesto tuo, perché c'è dentro agli statuti,
ma molto spesso non c'è o non è riconosciuto dentro alle azioni delle nostre organizzazioni. E poi è chiaro, interagisce con voi per tutta una serie di questioni pratiche, no? Cioè, approva, non approva, cioè, voi dovete, volete. Quali sono le dimensioni pratiche che potrebbero capitare? Per esempio, che voi avete un'idea brillantissima di fare una campagna di crowdfunding per tirar su un vagonato di soldi e di anagrafica, e andate in CDA e gli chiedete di investire 400 euro su una piattaforma e su un paio di 2-3 eventi per sostenere la raccolta fondi online, e questi qui vi dicono ciccia. Sì, sì, fallo pure, però soldi non ce ne sono. Oppure, ma tu sei quello che deve portare dentro i soldi. Oppure, ma siamo sicuri che poi ne trovi, perché insomma, costi certi, ricavi certi, no? Come dire, quando invece devono fare le gare, a me fanno pensare questa cosa. Se devono fare una gara per partecipare a un bando di un comune, lavorano in 16 per 7 ore cada uno, e uno ci mette una settimana a scrivere il bando, non è sempre così. Però non hanno nessuna remora a investire, ma non sono mica sicuri di prenderlo, o no? Infatti molto spesso non lo prendono, insomma, comunque qualche volta non lo prendono. Se invece si tratta di investire 200, 300, 500 euro, ma anche 1000, quello che è, su un'iniziativa di fundraising, ti dico, ma sei mica sicuro di prenderlo. Esatto. Questo. Quindi noi però siamo anche in grado di dimostrare che, esattamente come fai 10 bandi, quelli porti a casa, fai 10 grandi donatori, non è diverso, no? Quindi, solo che questa cosa qui non sono abituati a pensare e a farlo, quindi bisogna un po' alla volta. Però chiaramente sono un punto fondamentale. Perché siamo partiti da questo? Perché senza il sostegno, il supporto di questo pezzo dell'organizzazione, voi difficilmente andate lontano. Anzi, voi tirate un po' come un cane con la catena, cioè vi sfiancate, loro, diciamo così, vi fregano, nel senso che vi mettono, ve lo dico per esperienza personale, non perché, vi mettono nelle condizioni psicologiche di dover sempre dimostrare qualcosa, devi sempre dimostrare che funziona, devi sempre dimostrare che hai performance elevatissime, devi sempre dimostrare qualcosa, li abituate così, li abituiamo così, nel momento in cui voi non ce la fate più e decidete di cambiare, questi si dicono, ma come, scusa, se è andato così bene? Quindi partire col piede giusto è importante. Magari si fa un po' più di fatica all'inizio, però l'organizzazione deve seguirvi. Parlo sempre alle persone, agli studenti e a tutti quelli che sono lì. Ancora, questo è il tema di cui abbiamo parlato, potrebbero decidere di delegare qualcuno all'interno del CDA, questo potrebbe essere un segnale anche buono, nel senso che potreste utilizzarlo per avere un aggancio. Perché anche qua, chi è che ha sperimentato che le cose che avete detto voi al CDA non sono state ascoltate, e quando avete chiamato un consulente pagato a dire le stesse cose invece è stato ascoltato? Nessuno? Davvero? Provate a chiamare me, mi pagate, mi dite, vengo io a parlare con le vostre organizzazioni, vedrete che quello, le stesse cose che avete detto voi acquisiscono un peso specifico differente. È così, perché insomma ormai il profeta in patria non è proprio una diceria, perché è esperto, perché è quello che viene da fuori, poi si è scritto un libro, non importa che libro ha scritto, che non ha venduto niente, se l'ha prodotto lui, però si è scritto il libro. Quindi tutte queste cose, no, hanno veramente a che fare con, allora, questo per dire che se il consiglio d'amministrazione va un consigliere del consiglio d'amministrazione a dire una cosa, ha un peso specifico diverso. Per cui non è detto che dobbiate necessariamente andare voi a dire quella cosa in consiglio. La potreste anche far fare questa cosa da qualcun altro.
che in quella situazione ci dovete ancora arrivare, però una delle regoline della raccolta fondi del fundraising è la persona giusta che chiede al donatore giusto, no? E quindi se in quella situazione c'è una persona che ha maggiori possibilità di avere un risultato positivo rispetto al mio obiettivo, rispetto a me, il mio compito è quello di farglielo fare o farlo insieme, no? Questo è importante. Quindi andiamo avanti, alcuni punti di valore del CBA da dentro a fuori, per cui le vostre azioni di raccolta fondi con un CDA che partecipa o sono nettamente più, hanno nettamente più possibilità e potenzialità rispetto al fatto che andate fuori da soli, però niente, però niente, questo l'abbiamo già detto, non è, l'abbiamo già detto, insomma, spesso troviamo, spesso delle volte, però nella gran parte delle volte troviamo dei CDA che non sono così sul pezzo come piacerebbe a noi o come noi. Vi faccio su questo solo una notazione. Se l'ente non cresce un po' tutto insieme, no? Adesso le scuole sono un'istituzione pubblica, per cui magari lì vale fino a un certo punto, o meglio, si gestisce in maniera differente. Il fatto che una parte dell'ente, quella tecnica, come potreste essere voi, anche se siete dei tecnici di una funzione strategica, cresca più velocemente della parte politica, quindi CDA, assemblea di soci, queste tante qui, questo genererà delle tensioni tra le due parti. È un po' come una coppia, no? Se uno prende, se uno cresce tanto rispetto all'altro, questo crea delle tensioni, perché creerà delle incomprensioni, delle velocità diverse, delle frustrazioni, qualcuno comincerà a dire non capisco più dove vuole andare, voi comincerete a dire vabbè, ma ogni volta che vado a dire una roba mi dicono di no. Quindi è normale questo, eh? Cioè, se il livello tecnico sale, cresce nel giro di un anno molto velocemente e non riesce a far partecipare a questo percorso di crescita, innovazione, sviluppo, chiamiamolo come vogliamo, anche l'altro pezzo di organizzazione, si creerà una frattura che genera tensione. E questo dobbiamo monitorarlo. A volte le tensioni sono stimolanti, altre volte non servono a niente, si rischia solo di consumare un sacco di energia per poi gestirle. Okay? Allora, le domande. Concetto, quindi, come sono fatti i board, che cosa sono, che ruolo hanno, che funzioni hanno, e adesso vediamo, ci sono delle domande su questo, vedo tutto chiaro, sono tranquilli, qualche commento, sì, se avete qualcosa da dire, esperienza da portare, quello non so. Adesso è successivo, quindi i ruoli di... E i ruoli di, sì, avete visto un po', però io ho una domanda per voi, nel senso, qual è quindi in questo senso, adesso avete iniziato a avere qualche idea in più sul contesto in cui vi muovete, quali sono anche le aspettative rispetto al consiglio, secondo voi il consiglio di lavoro, secondo voi quindi qual è la relazione tra il consiglio, il consigliere e il fundraising? Secondo voi, non secondo la mia esperienza personale, il consiglio di amministrazione è sempre fatto dagli alli del pollaio, per cui per riuscire a ottenere qualcosa devi vendergli l'idea e fare in modo che sia lui a ottenere il merito. Poi dopo lui non è capace di governarla e avrà bisogno di venire a te a chiederti gestisci il progetto, però se lui ha il merito della manipolazione, anche perché abbiamo omesso una forma, la cricchia,
cioè in ogni organizzazione esistono delle alleanze segrete interne dentro le quali è molto difficile operare. Questo è sicuramente anche un po' è più un come, no? Una forma, un come, anche secondo insomma, rispetto a certi personaggi che credo abbia in mente, però proprio in termini di, quindi di relazione, cioè relazione tra consigliere e fundraising. Ci deve essere fiducia. Sì. Collaborazione. Esatto. La condivisione di un obiettivo. Esatto, cioè sono prima di tutto donatori, cioè sono i primi donatori e c'entra con quello che avete detto, collaborazione, fiducia, cioè il board, i consiglieri, anche quelli laddove ci sono contesti cooperativi, sono quindi soci, sono comunque nell'ambito del, quando andiamo a ragionare di promozione del dono, di fundraising, sono persone che scelgono di ingaggiarsi ulteriormente, di uscire anche fuori da quello che è l'accordo del contratto, cioè della decisione del proprio ruolo stabilito fino ad ora, no? Percepito come adesso fino ad ora, del lavoro che c'è da fare. È proprio un attivarsi, poi nelle altre forme organizzative sono proprio volontari, non retribuiti, perché per legge le cariche sociali non possono essere retribuite, quindi sono innanzitutto loro per primi donatori. E questo ha una serie, porta una serie proprio di letture e di dati, di elementi molto molto importanti che influenzano proprio questa relazione, questa dinamica. Innanzitutto perché sono un esempio, sono per primi dei donatori, sono anche coloro che hanno deciso di fare determinati progetti, sono quindi custodi, decodificatori, divulgatori, gli interpreti della mission, della vision, del valore, del progetto che hanno in mente di fare la cosa migliore per i disabili della nostra comunità. Spesso hanno fondato le organizzazioni in cui vi state inserendo, in cui dovete lavorare, quindi sono anche quelli conoscitori più profondi, ne portano i valori, no? Ne fanno esperienza, ne sono testimonianza proprio attiva. Quindi in questo senso sono un primo vostro patrimonio. Spesso però sono anche talmente tanto, proprio anche in questo senso, l'altro risvolto lettura, che ne sono talmente tanto coinvolti e fa parte proprio di una loro dimensione personale, che spesso la danno anche un po' per scontata. E quindi in questo senso l'aiutarli, il cercare di insieme tradurlo, codificarlo, esprimerlo in modo tale che sia il più chiaro e condiviso per tutti, a partire dall'interno dell'organizzazione. Spesso noi pensiamo, quando lavoriamo all'interno delle organizzazioni, proprio facciamo questo esercizio della definizione, la mission, no? È il perché esiste l'organizzazione, e la vision è l'ideale da qui a un periodo lungo, 10 anni, se lo raggiungo non ho più necessità di, è il mondo ideale, se non lo raggiungo non ho più necessità di esserci. Facciamo l'esercizio di chiedere, provare a definire il perché esiste l'organizzazione per ciascun membro del consiglio e ognuno ha la sua visione. Vengono fuori cose diverse che sembra quasi che non sembra neanche parte della stessa organizzazione, no? Questo perché? Perché è normale, siamo persone, siamo diversi, ognuno vive la realtà e la riproduce, e questo ci contraddistingue da, insomma, animali sociali, non ci basta conoscerla, la dobbiamo riprodurre e la riproduciamo secondo una nostra percezione. Quindi è assolutamente normale che anche ogni consigliere abbia una sua visione e anche una sua sfumatura della mission e del perché esiste l'organizzazione. E il fatto di condividerla, visualizzarla, metterla insieme per tutti è un primo passaggio di coesione e condivisione interna. Il fatto di avere questo obiettivo comune, univoco e condiviso ci permette di tendere tutti a quella stessa roba lì. Primo passaggio, no? Quindi donatori, portatori di
di un certo, di certi valori e esperienze che spesso sono state personalizzate, ma che devono essere ricondivise e visualizzate per essere costantemente, sono processi anche annuali o insomma, di costante riallineamento, perché è quello che guida, è quello che tira l'organizzazione. Il secondo passaggio è il decidere, quindi questo grande progetto, e il decidere di farlo, e come decidere di farlo. Cioè abbiamo deciso qual è, abbiamo condiviso il perché esistiamo è fare la cosa migliore per i nostri beneficiari, disabili, prendersi cura di un bene pubblico, comune, un patrimonio culturale, valorizzarlo, renderlo aperto a tutti, qualunque sia la vostra causa. Quindi fare, creare, produrre questo valore per la comunità e farlo insieme a delle altre persone, coinvolgendo altre persone. Questo è proprio, cioè, il ragionare in questi termini anche operativamente è proprio la declinazione operativa del promuovo il dono. Cioè, quindi è il come faccio un impegno a fare il meglio possibile per i beneficiari, cerco di farlo coinvolgendo le altre persone, i donatori. Prego. Una cosa che nella realtà succede è il potere personale. Spesso nessuno sa la mission della cooperativa, del gruppo di chi vuole portare avanti, ma c'è il potere, perché siccome sei un volontario, sei entrato e hai acquisito fama e gloria, non puoi cedere spazio a nessuno. Quello è l'ambito sul quale è molto, ma molto difficile far entrare un concetto di apertura, di ragionamento comune, perché non avendo in mano una finalità, una visione, hai paura di perdere il tuo potere, che è l'unica cosa che ti permette di dire. Non so se capita anche in altri ambiti di contatto, io personalmente non ho riscontrato. Può accadere che ci sia questo, cioè che ci sta assolutamente, che ci sia questo deriva verso i personalismi, però cos'è che effettivamente ci fa riportare la barra al centro? Quella roba lì. Cioè il fatto di avere, ed è per questo anche che si fa, ma cioè non è una roba semplice, automatica, no? Si condivide un progetto comune perché su quello si deve tendere, no? E il fatto appunto per cercare di convogliare a partire dal board, a partire quindi dai donatori di tempo, i consiglieri, il fatto di anche cercare di facilitare questi processi a volte che tendono di personalismi è proprio quello, cioè noi siamo qui non tanto per noi, ma per questi due gruppi, i beneficiari e i donatori. Perché questo è quello che ha scelto il consiglio, cioè se hai quel ruolo lì, ti sei preso quella responsabilità, è perché vuoi farlo e lo vuoi fare in quel modo, quindi coinvolgendo anche i donatori. Quindi il consigliere innanzitutto un buon esempio. È una persona che ha scelto di farlo e teoricamente, più o meno consapevolmente, ha scelto di farlo in questo modo, cercando, cioè ha scelto di essere consigliere di un'organizzazione non profit e quindi di farlo rendendo qualcosa di un bene pubblico comune, quindi coinvolgendo il resto della comunità. Quindi in termini sempre più operativi, no? Declinando il pensiero, il principio più appunto l'aspetto più di pensiero, no? L'aspetto più di principio in termini operativi, cosa significa? Significa che oltre a essere per primo un buon esempio, essere il primo a dare a essere partecipe, quindi attivarsi, si attiva come? Supportando la comunicazione e mettendola, che vuol dire ragionare, prendersi il tempo per lavorare con il promotore del dono per capire quali sono, allineare gli obiettivi strategici, il fabbisogno dell'organizzazione, ma in termini ampi, relazionali. Cioè quindi capisco qual è, so qual è il progetto, qual è il nostro sogno e insieme decliniamo i modi per coinvolgere il resto della comunità e trovare alle persone che sono nella comunità il posto giusto rispetto a ciò che vogliono donare, le capacità che hanno, ciò che gli fa piacere
per realizzare questo nostro progetto comune. In questo senso è fondamentale che ci sia questo lavoro congiunto tra Consiglio e Promotore del Dono. Supporta, quindi, supporta se laddove si creano degli ostacoli nella realizzazione di questi piani, aiuta a rimuovere gli ostacoli. E per primo partecipa alla raccolta fondi, no? Quindi il fondo evento di raccolta fondi presente, consigliera rappresentante anche dell'organizzazione, la rappresentanza anche istituzionale, è il volto dell'organizzazione insieme ai volontari, altri a parte fondamentali dell'organizzazione, però anche questo ruolo di rappresentanza, di partecipazione, può per primo chiedere un dono, può relazionarsi con un potenziale donatore. Adesso facciamo un ulteriore di esempi. Quindi, che qua tutto è chiaro, quindi può, si va, quello che stiamo cercando di fare è delineato un po', state approfondendo il tema del dono in senso ampio delle quattro sfaccettature, come si muove. Abbiamo visto oggi il contesto in cui vi muovete, quindi a chi state parlando in termini di promozione del dono internamente, rispetto agli interlocutori interni, come promotori del dono, qual è secondo voi il vostro ruolo? Voi come promotori cosa dovete aspettate, pensate sia utile fare? Possiamo aiutare nella definizione del come raggiungere questo sogno, cioè proprio con gli obiettivi strategici, insomma, quello che strumenti, esatto. Aiutare a collocare i pezzi anche più. Come mettere insieme più con la comunità. Sarebbe importante innanzitutto che il promotore del dono condivida la mission, ovviamente, in cui entra. Questo secondo me è fondamentale, cioè perché non sentirsi lì come se fossimo a dover organizzare una campagna in un'azienda, perché se uno condivide la mission già è motivato, riesce a trasmetterlo, riesce a farsi capire, riesce a far capire a tutti quelli che incontra, dal consiglio di amministrazione all'ultimo dei soci, che ha questo entusiasmo, che è l'entusiasmo del catalizzatore. Questo secondo me è molto importante, anzi è fondamentale, per cominciare a creare quella serie di relazioni che servono poi a pianificare e a diffondere un attimo questa idea di portare qualcosa, di questa innovazione che si vuole portare. Se non c'è, già da noi che partiamo da una condivisione della missione diventa difficilissima. Poi possiamo lavorare sugli, come li abbiamo definiti prima, opinion leader, che ci sono in tutti gli ambienti, capire chi sono, parlare personalmente con queste persone e di parlare proprio con tutti, a cercare di coinvolgere veramente tutti i livelli, perché a parte il board di cui parlavamo, tutti i livelli dell'ambiente, a far capire che è parte della missione quello che andiamo a fare, non una cosa in più, una cosa a sé o una cosa così campatenaria e diciamo isolata, ma che può diventare parte proprio della nostra missione. Due cose fondamentali secondo me: l'essere, crederci prima di tutto in prima persona, anche perché proprio la coerenza, la motivazione vi spinge a fare le cose, e questo è trasversale e vale per tutti. E poi anche il fatto di, se sono convinto io, riuscirò a raccontare, convincere, trasmettere e contaminare gli altri, no? E quindi la motivazione, l'entusiasmo e anche quindi la coerenza in quello che faccio e dico rispetto a quello che anche penso, no?
E poi l'altro aspetto invece del coinvolgere delle persone, mettere questo tema come strategico. Sono d'accordissimo. Altre cose? Essere una specie di collante, ad esempio. Un'altra cosa importante, funzionare proprio da ponte. Da ponte, cioè creare, costruire ponti e relazioni interni tra le varie funzioni dell'organizzazione che vengono coinvolte dal fundraising, dall'amministrazione, alla comunicazione, al board, rispetto al board, appunto, fare questo lavoro di raccolta di informazioni della visione, del sogno, del progetto, per cercare di decodificare all'esterno, aumentarne l'efficacia, declinarne anche l'operatività di coinvolgimento e quindi anche ponte tra appunto il consiglio e tra l'organizzazione e l'esterno. Assolutamente. E anche sugli operativi, secondo me, sempre a livello interno, cercare di essere sempre un promemoria di queste motivazioni, della vision, della mission, di cui abbiamo parlato prima, nei confronti degli operativi interni, che spesso magari sono presi dalle cose giorni, si dimenticano perché sono lì, cioè cercare di essere sempre un po' quello che ricorda il valore di quello che stanno facendo. Assolutamente sì, non solo, proprio vedremo, adesso lo vediamo, un po' queste cose sono quelle che poi abbiamo scritto, vediamo se ce ne sono delle altre da aggiungere, quindi sicuramente rassicura e invita a riflettere su cosa significa promuovere il dono. Rassicura perché, è anche sottolineato, perché proprio è una cosa nuova, come dicevamo anche prima, no? Di fatto è un po' nella natura dell'ente non profit, però fino ad oggi si è, perché ce lo si poteva permettere, si è lasciato come attività marginale. Ora è necessario, ma insomma vogliamo utilizzarlo e quindi stiamo intraprendendo un processo nuovo, quindi infatti il primo aspetto è anche proprio quello di rassicurare, no? Dell'accompagnare, dell'invitare, per questo serve un sacco di pazienza e di metodo nel tempo. C'è proprio l'effetto goccia, diciamo, qua di latino, per imparare se vuoi dei metodi. Tic, tic. Non è una velocità, è una maratona. E questo perché? Perché far cambiare le persone il modo di pensare e lavorare richiede tempo, perché tendiamo a rifare ciò che già sappiamo fare. Quindi rassicurare e invitare è l'altro passaggio, no? Ha proprio anche a delle azioni chiare, precise, concrete. Perché appunto non sapendo che cosa, cioè essendo un terreno nuovo, un ambito, un progetto nuovo, indicare un po' la strada possibile, se ne discute, si individuano i perimetri e le linee generali insieme, però poi, come diceva Barbara, ti do degli esempi concreti di strumenti, cioè del come si può fare questa roba qua. Vedete, no, come siete tutti e due fondamentali, insomma, e ognuno col suo pezzettino. Quindi mantiene il core, l'avete detto, che fare fundraising non è tirare sul soldo, ma muovere il dono, creare legami nella comunità. E quindi prendere in considerazione non solo i beneficiari ma anche i donatori. E quindi cerca di facilitare e accompagnare l'ente dalla responsabilità all'azione. Un po' per ragionare in metafora, che secondo me è un po' quello che aiuta a percepirsi come promotori del dono nella giusta misura nella relazione col board, è un po' come il gioco nell'enigmistica dell'unire i puntini, no? Tutti più o meno lo conoscete, quello di unire i numeri e i puntini ed esce la figura. Quindi secondo me il ruolo del promotore del dono è proprio quello di unire i puntini, cioè voi avete già il materiale, avete tutto,
non è che dovete inventare niente, avete i valori, le attività, le persone dentro all'ente, i professionisti, competenze, buone cause, progetti, idee, sogni, avete tutto. Nella comunità pure, perché avete, ci sono un sacco di persone che hanno, anche più o meno consapevolmente, sono portatori di ricchezza, di risorse, tempo, denaro, relazioni, competenze, conoscenze, no? Che sono lì fuori, che stanno proprio cercando un progetto, oppure stanno aspettando che gli chiediate, gli facciate una proposta giusta, che gli piaccia, per attivarsi. Quindi avete tutto, dovete cercare di mettere in collegamento, però dovete un po' anticipare le mosse, quindi non avete come nell'enigmistica i numeri, i puntini non sono numerati, ma avete il disegno, che è quello che poi è condiviso col consiglio, avete in mente il disegno che dovete creare nei puntini. Così da, in questo senso, invitare a attivare l'azione. Non è un semplice mettere in collegamento, anche se fate gli abbinamenti, cioè. Proprio c'è questo aspetto di cercare di proprio sollecitare, attivare proattivamente. E lo potete fare solo se avete in mente un disegno a cui puntare. Perché allora vedete il progetto, parlate con le persone, le ascoltate, capite che cosa loro possono mettere o hanno interesse o gli piacerebbe mettere e gli trovate il posto giusto. E anticipare il loro desiderio. Io ho notato che chi ha donato è perché inconsciamente tu l'hai stimolato su qualcosa che lui magari non ha ottenuto, banalmente l'istruzione, per cui dire investi nell'istruzione, colmi un suo desiderio e colmi. Ci hanno donato dei soldi dalla banda, ma perché questo signore, la ragazza, non ha mai potuto studiare musica, ma cioè banalizzo proprio queste cose, sono la realtà del fatto, no? Ognuno di noi è proteso a investire in un progetto che lo riempie, che lo gratifica in qualche modo. Più il progetto si configura su un numero ampio di persone, più è realizzabile, più un progetto sociale di solito trova sempre una breccia per coprire le nostre esigenze. Assolutamente. Quindi abbiamo visto un po' in modo panoramica che cosa può fare il consiglio per il fundraising, che qual è il ruolo del promotore del dono rispetto al fundraising del consiglio. Entrando, ritornando quindi nello specifico, nel dettaglio, nella pratica, perché se sono donatori e consiglieri, dovete iniziare già a praticare, che cosa proponete loro di fare? Se loro sono donatori, hanno delle risorse, che sono quelle della mission, vision, valori, i bisogni, le aspettative, eccetera, rispetto alla promozione del dono, che cosa possono, cosa potete invitarli a fare? A parlare del loro stesso, della nostra mission, cioè a condividere il loro esempio, appunto dicevamo, sono dei loro primi esempi, quindi di cercare di portare a conoscenza le persone a loro vicine di quello che dice, quello che l'ente, la funzione che l'ente svolge per la comunità. Esatto, questa è sicuramente una cosa. Una delle cose. Questo acronimo, queste tre A, sono un po', adesso, è un modo, uno scamotage, un espediente, ecco, per ricordarsi un po' le cose che può fare un consigliere. Poi, adesso, se vi dà un po' più di tempo, secondo me me ne venivano in mente. Vado solo, procedo un po' perché così entriamo, cioè chiudiamo la conclusione. Questo acronimo, questo 3A, sta per Advisor, Ambassador e Asker. E
ed è un acronimo, è una modalità per avere in mente questi tre ruoli, tre possibili ruoli che un consigliere può avere rispetto al fundraising, perché come tutte le persone, anche i consiglieri non rispondono nello stesso modo, hanno capacità, disponibilità differenti, quindi possono rispondere rispetto alle sollecitazioni al tema del dono in modo diverso. È già lì che vi esercitate come promotori del dono, come che praticate la promozione del dono, cercare di capire ogni consigliere che cosa può mettere a servizio e a disposizione della promozione del dono. Però ancora una volta dovete avere in mente le possibilità, le varie possibilità. Allora, ascoltando e relazionandovi uno a uno con ogni consigliere, capirete che cosa può, parlando con lui, che cosa può con lei, cosa può fare per la promozione del dono. E i tre ruoli appunto sono advisor, ovvero consigliere, consulente, supporter, diffusore, quindi consiglia sulla strategia che guida l'organizzazione, conosce le persone, il territorio, in questo senso diffonde appunto la mission, la vision, attiva le sue competenze a favore di questo, realizza liste di potenziali relazioni interessate ad attivarsi. I consiglieri sono persone che hanno relazioni, come tutti, sono persone che hanno un patrimonio relazionale che si è costruito nel tempo rispetto anche alla vita nell'organizzazione, ma hanno un patrimonio relazionale personale e possono essere messi a disposizione dell'organizzazione. Ed è una cosa che può fare il consigliere, perché chiaramente in termini anche di fiducia, di rappresentanza, di relazione, il fatto che una persona, un consigliere, uno conosca un altro e andiamo insieme a proporti, a chiederti una donazione, a proporti di donare qualunque cosa abbiate in mente, se c'è un elemento di conoscenza è più facile essere ascoltati e essere dire sì. Creare le condizioni per realizzare eventi, momenti di raccolta fondi, quindi proprio attivarsi, organizzare momenti anche di racconto di qual è il progetto di diffusione, visibilità e comunicazione della mission, ma anche di raccolta fondi o di attivazione di risorse, di relazioni e di tempo, di denaro per l'organizzazione. Ambassador, essere quindi rappresentanti dell'organizzazione in termini di agire i principi e i valori dell'organizzazione, ma anche rappresentarla ad organizzazioni e ad eventi di altri, propri eventi, anche altri contesti, non diretti nostri dell'organizzazione, ma di manifestazioni pubbliche, di altre associazioni, di contesti simili, di reti progettuali, di altri contesti dove siamo, il consigliere non è rappresentativo della propria organizzazione. Quando fa interventi pubblici, anche di avvio di attività, nuovo servizio, inaugurazione, il lancio di un nuovo progetto, ricordarsi come consigliere di menzionare i donatori, il fatto che abbiamo scelto di fare il merito dei beneficiari, ma attraverso il coinvolgimento della comunità, quindi ringraziare pubblicamente i donatori, menzionarli, raccontare proprio quello che si sta facendo anche. Oppure, se la donazione è già stata raccolta, ringraziare, la chiamata di ringraziamento al donatore, una nota personale, quindi anche far sì, non solo nel momento in cui si deve raccogliere o preparare il terreno per raccogliere
il coinvolgimento, la partecipazione e la donazione, ma anche a posteriori, no? Quindi dargli proprio di ringraziamento, rendicontazione. E in questo senso, ad esempio, questa fase in particolare non aspetta a noi? Cioè noi se ci attribuiamo questa cosa che viene fatta? Sì, spetta a voi, però quello che sto dicendo in questo senso è che quando c'è particolare contesto, personaggio, relazione, perché la relazione è stata portata da questo consigliere. Sì, cioè nel senso, sarà, anche nel, sarà nel vostro compito, no? Cercare di capire quando ci sta una, un ringraziamento generalizzato, una molti, la lettera solita standard, oppure un grande donatore per il tipo di donazione, per il tipo di relazione che ha con l'organizzazione, sarà forse più opportuno che lo ringrazi il presidente. Oppure il consigliere XY che l'ha portato, che mi ha dato il nome, mi ha indicato, me l'ha presentato, o si è avvicinato perché lo conosce, ci ha messo in contatto. Allora dopo io fundraiser vado al consigliere e dico: sai, abbiamo ricevuto la donazione, è stato fatto, abbiamo ringraziato, però sai cosa c'è? Secondo me, se gli mandi un messaggio, una lettera, gli fai una chiamata tu, insomma, uno perché al consigliere fa piacere sapere come è andata a finire. Due, perché anche nei confronti del donatore è una forma di personalizzazione della relazione che fa sì che, visto che il nostro scopo è coltivare relazioni nel tempo, mi permette di tenere e alimentare quella relazione di fiducia e di relazione duratura. Metto le buone basi, no? Faccio, non è che ha donato, poi dopo non lo sento più e un anno, sai cosa c'è, io gli vado a richiedere. Oppure magari sono nelle condizioni di dire: cavoli, non mi sono mai fatto sentire, quindi non gli vado a richiedere. Fa parte proprio di quella giusta e curata relazione, quasi praticamente personalizzata. L'ultima è ask, cioè chiedere. Si attivano, chiedono donazioni. Chiedono donazioni in prima persona. Oppure si rendono disponibili a andare a colloqui insieme al fundraiser, al promotore del dono, sempre perché, o perché c'è l'elemento relazionale, il consigliere ti ha presentato la persona e quindi ci si va assieme, però quel consigliere lì magari non si sente di chiedere. Cioè, io ho due esempi, uno di una persona che dice che non ha senso della misura, va fermata, no? E che chiederebbe a chiunque in qualunque momento, continuamente, cioè quasi proprio che non fa bene anche quello, no? C'è invece un'altra che mi dice: guarda, portami, io ti faccio, tu dimmi quando devo raccontare la mia storia personale, rispetto a quello che abbiamo fatto in questi anni, eccetera, eccetera, però non mi fa chiedere dei soldi. Perché non ci riesco. Cioè non è proprio il mio. Quindi in quel senso lì ci si compensa e valorizziamo ciò che questa persona di questo valore, di questo talento, di questa cosa preziosa, e lo mettiamo nelle condizioni di poterlo fare, e noi compensiamo l'aspetto del, però, la call to action diretta pratica del dona per questo progetto, queste sono le opportunità, eccetera. Ma spesso è una garanzia, cioè un consigliere si presume sia una persona nota, perché nel momento in cui vai a chiedere i soldi la gente si fida, tra virgolette, del fatto che chiedi, però se hai un testimone è a garanzia del tuo progetto, della tua vita. Certo, anche questi termini sono anche peer education, cioè peer communication. Se andiamo da un presidente, portiamo un pari in grado corrispettivo, no? Anche in questo senso qua. Quindi questo si rende disponibile per colloqui, eventi, altri contatti con il fundraiser, invita le persone dell'associazione e non ad attivarsi per la raccolta fondi. Ancora una volta, magari non è
quello che chiede direttamente denaro, però è il leader carismatico, è la persona che si relaziona con le altre persone e quindi invita a fare, coinvolge le altre persone per attivarsi. Le conosce, sa come possono reagire, le sa prendere e quindi ti aiuta. Tu fundraiser hai più o meno il progetto, la tecnica, gli aspetti più operativi, però non ti sei ancora ben accreditato, legittimato, ancora non ti conoscono bene, allora trovi il consigliere, quello che ti apre un po' la strada in termini anche relazionali interni per attivare gli altri all'interno dell'associazione. E poi di nuovo anche nell'ambito dell'ASC, quindi della richiesta della sollecitazione più diretta, ringrazio attraverso le chiamate meno di notte. Quindi questi tre ambiti sono, diciamo, solo una parte, aspetti, ambiti, sono degli esempi, ne potete aggiungere, eventualmente degli altri, ben venga. Questa è una traccia per iniziare a dare degli esempi concreti delle cose che un consigliere può fare, perché l'altro aspetto importante è che voi andiate a chiedere e invitate, cercate proprio di capire con ciascuno di loro che cosa si sentono di fare rispetto alla raccolta fondi, cioè anche proprio organizzare con non solo degli incontri con tutto il consiglio di cosa significa promuovere il dono, perché siamo qui, il donatore, l'importanza della relazione, tutte cose fatte e che vanno fatte ci vogliono. Però quello che aggiungiamo oggi è che cerchiate di attivare delle, proprio perché sono donatori per primi e persone diverse tra loro, con capacità, aspettative e desideri differenti, che sotto il cappello della promozione del dono, reperimento risorse e sostenibilità dei progetti nel tempo, che questa fa parte del loro ruolo istituzionale, hanno però anche delle sfumature, degli aspetti personali che dovete, per primi dal vostro proprio consiglio, saper leggere, interpretare e invitare a fare qualcosa di concreto rispetto a. Quindi un secondo ulteriore passaggio, cioè anche in termini delle aspettative, ci saranno dei consiglieri che probabilmente capirete che non sono persone su cui puntare per questo tipo di progetti. Ce ne saranno degli altri che avranno le idee molto chiare, e anzi saranno quelli che lo sport nazionale. Lo sport nazionale è lanciare idee, fare cose, facciamo, e quegli altri che sto estremizzando per chiarire, insomma, per fare degli esempi. E ci saranno altri che invece vanno un po' più sollecitati, hanno voglia, sono disponibili, hanno tempo, ma non hanno ben capito che, come funziona, cosa esattamente devono fare, hanno delle preoccupazioni, timori, magari non si sentono all'altezza, perché c'è questa promozione del dono. E quindi voi in questo senso, rassicurandole, parlandoci singolarmente, gli fate delle proposte, gli date delle idee, dei suggerimenti, insieme capite come ognuno di loro si può attivare rispetto a questa roba. Quindi vi ha detto che prima di tutto, secondo noi, il promotore del dono è anche un attivatore di persone. Questo un po' l'abbiamo detto, però cerchiamo ogni volta di aggiungerci dei pezzi di come effettivamente si declina operativamente. Quindi attivare le persone cosa significa? Adesso li moriamo. Però attivare le persone cosa significa? Dargli la possibilità di fare quello che c'è, qualcosa di importante per noi e una cosa che vogliono anche fare loro. Perfetto. Quindi creare le condizioni. Io penso che il primo passo sia quello di conoscere veramente il boss, cioè cercare il fundraiser, di riuscire a essere anche un po' psicologo e capire quali sono le persone su cui puntare,
secondo me. Quindi il lavoro più importante sarà proprio quello di conoscere le persone. Assolutamente. Per poter veramente, perché è vero, al primo momento sembra di non essere in grado, di non essere capace, poi però ognuno di noi, diciamo, qualcosina riesce poi a tirar fuori, e quella cosa penso che sia compito suo proprio, riuscire a farcela tirare fuori. Sono d'accordissimo. Proprio questo, cercare di capire cosa c'è da fare, conoscere le persone e fargli la proposta giusta rispetto al progetto, a quello che c'è da fare e quello che può portargli la persona. Quindi in questo senso, infatti, non a caso il dono dal punto di vista psicologico, anche secondo me. Sì, sì, sono d'accordissimo, sono conoscente delle persone. Quindi un altro ricordo, nel senso che ricordate queste tre cose, non tutte le persone sono uguali, hanno tempi e modi differenti e sono tutte portatrici di risorse. Un po' posliana, però c'è del bello in tutto. E c'è qualcosa di buono, o perlomeno, insomma, prima riuscite a capire qual è e dov'è, prima proprio per collocarle nel creato, direi. Assolutamente. Promotori del dono, impegnarsi su questo, aprire delle lezioni dirette individuali con i consiglieri, accordarsi su un impegno che possono e vogliono metterci, cose che abbiamo già detto. Domande, commenti, considerazioni? Sospirate. Mi sento stanca dalla giornata per il peso di queste cose. Andiamo con l'ultimo pezzettino che riguarda l'esercitazione. Sarà, l'ho guardato prima, allora domani facciamo la simulazione sull'esercitazione degli obiettivi, mentre questa esercitazione qua la fate il sabato 10 di giugno in aula con gli studenti, come avrà fatto quella del 20 maggio. Quindi, allora riceverete, no, caricheremo stasera, sì, domani, i testi relativi a, sono sempre due capitoli del piano di fundraising che insomma anticipiamo, più un paio di articoli, insomma, un paio di testi in inglese, questa cosa qui, perché dovrebbero aiutarvi a fare, trovare dei testi anche una schema di come fare a valutare l'impegno del board. C'è una serie di domande con un punteggio e questo punteggio poi dopo dà un esito del tipo il tuo board è così, il tuo board è colà, e l'esercitazione sarà questa: 5 attività nel corso di 6 mesi per attivare il vostro board, inteso come abbiamo detto prima, le attività un po' sono state indicate, finalizzate a abbiamo sempre i due punti di riferimento: uno, sviluppare la cultura del dono, sviluppare, cioè affermare, diffondere, condividere la cultura del dono all'interno dell'organizzazione; due, attivarsi, cioè farli partecipare per attivarsi in modo di muovere risorse che in questo momento non sono mosse o non ci sono. Ma non ci basta che ci dite, cioè calendario vuol dire un Gantt, un piccolo Gantt, un micro Gantt di queste cose, di che cosa fareste, il motivo della scelta di quello che fareste, cioè perché hai pensato a quella roba. Quindi io farei una riunione, io farei un incontro, io farei una cena, perché? Perché ho conosciuto i miei, perché ho visto che, perché il contesto informale sembra, eccetera. Quindi ragionare insieme su queste cose, l'obiettivo che si intende perseguire con il singolo appuntamento, quindi imparare a definire obiettivi anche molto pratici dalle singole azioni che hanno l'obiettivo poi di coinvolgere il board nel processo complessivo.
il dettaglio delle modalità con le quali lo volete realizzare, perché non mi basta scrivere facciamo un evento conviviale, voglio sapere dove li porti, chi paga, che cosa, perché hai deciso se gli dai tanto da bere o poco da bere, prima, dopo, durante, insomma, cioè, dettagli, che cosa fai nel tempo delle due ore della cena, dalle 8 alle 10 e mezza, che cosa fai, qual è l'argomento, come lo gestisci quel tempo. Come se lo viveste, questa è l'idea, perché poi dopo dovrete fare la simulazione. E poi gli indicatori, che non è appunto un'altra parola, ma sono un po' da una psicologo, per parlare proprio degli indicatori, cioè come facciamo a capire se questa roba funziona. Mi piace anche le condizioni. Quindi queste sono, questa è rispetto a quello che avete sentito, è chiaro? Avete qualcosa che poi tanto lo fate in gruppo con i vostri colleghi dello scorso anno, per cui insomma non è che si fa ancora il tempo a ragionarci sopra. Però ecco, se mi avete guardato, dite. Dai! Dai! Anche per gli enti. Adesso lasciamo da parte un attimo gli studenti. Gli enti che ci sono qui, ne vedo 4-5, sono almeno, no? Questa parte qua, voi dovreste cercare di portarle, di dare una mano ai vostri promotori del dono all'interno delle vostre organizzazioni, no? Per cercare di, come dire, aiutare tutta questa serie di azioni che loro penseranno e che adesso lo pensano come esercitazione, però in realtà poi dopo insomma è già cominciata questa roba qui, perché le vostre organizzazioni anche solo quando hanno deciso di partecipare a sta cosa, insomma a questo progetto, ne avranno dovuto discutere, hanno dovuto muovere dei soldi, ne muoveranno degli altri e quindi parleranno di questa cosa qui. Cioè, il fatto che non sia solo una cosa marginale rispetto a tutto il resto delle attività che avete, ma che acquisisca via via insomma un'importanza, un senso, una dimensione più rilevante dal punto di vista culturale, non solo dal punto di vista economico, dipende molto da voi. Okay? Io ho portato un'aria all'interno del Consiglio d'Istituto e anche quello di centro, mi sono accorto che rischiava di essersi bruciato. Sì. Cioè nel senso che gli hanno iniziato a fare delle domande alle quali lei non era preparata la risposta. Per cui io continuerò ad aiutarla a salire delle relazioni, a far capire che è una rotella all'interno del granato. Però dovrò anche trovare il sistema per trocchettola, perché effettivamente è un rischio, perché se perdi la credibilità in quel momento certo. È molto difficile recuperare. Beh, la misura ovviamente insomma un po' la dovete decidere voi. Dalla settimana prossima, o quasi, perché poi è dal primo di giugno, voi sarete abbinati a un tutor. Di queste cose qui parlatene. È meglio, è presto, è tardi, mi ha fatto una domanda, non ho saputo rispondere, gli ho detto che mi informo, mi dici, scrivi la mail, fai, cioè, siamo qui per quello. No? Quindi insomma anche da questo punto di vista usate le risorse che avete, compresi i tutor che vi seguono. Vi sembra giusto? Mettete, adesso ne avete già due di pezzatini, cominciamo a mettere insieme.